Se prendete in mano la Bibbia della fisica, ossia il corso che Richard Feynman tenne al Caltech negli anni 60, e andate a leggere il primo capitolo della sezione dedicata alla meccanica quantistica, troverete il racconto di un curioso esperimento. La storia di questa esperienza è diventata poi una delle più raccontate in assoluto e trovate tantissimi testi e video che ne parlano. Nel 2002 i lettori della rivista Physics World la eleggono addirittura come il più bell'esperimento della storia della fisica. Immergiamoci allora nell'esperienza forse più emblematica della meccanica quantistica, l'esperimento della doppia fenditura. Si parte! L'esperimento delle due fessure è noto per dare risultati totalmente controintuitivi e inaspettati. Andiamo innanzitutto a vedere di cosa si tratta e poi ci prenderemo un po' di tempo per provare a capirci qualcosa. C'è una pistola spara palline, un pannello in cui abbiamo intagliato due fessure e uno schermo in grado di rilevare se arrivano delle palline e dirci esattamente dove arrivano le palline. Ora, spariamo un certo numero di colpi, alcuni si infrangeranno sul pannello, altri passeranno dalle due fessure, poiché spariamo random, alcuni passeranno dalla fessura di destra e altri dalla fessura di sinistra, sullo schermo rilevatore troveremo a un certo punto che si formano due figure di questo tipo. Ora, invece che sparare palline, spariamo dei fasci di elettroni e al di là delle due fessure mettiamo uno schermo in grado di rilevare dove arrivano gli elettroni. Nella nostra grafica, ogni volta che l'elettrone colpisce lo schermo, in quel luogo si forma un punto nero sullo schermo. E qui comincia il delirio. Ci aspetteremmo questo risultato, esattamente come quando spariamo palline. E invece vediamo questo risultato. È strano, però in fondo abbiamo sparato dei fasci di elettroni. E gli elettroni sono particelle cariche. Non è la stessa cosa di quando sparavamo palline. E poi le palline venivano sparate una per volta, mentre di elettroni ce n'è una gran quantità. Ne abbiamo sparati dei fasci con tanti elettroni che passavano contemporaneamente. Magari mentre viaggiano si influenzano tra di loro, chissà, magari si deviano. In fondo hanno la stessa carica negativa, quindi si respingono e magari, chi lo sa, formano delle traiettorie strane. Potrebbe esserci una qualche forza, un qualche campo che non sappiamo. Per rispondere alla questione non ci resta che ridurre la frequenza di elettroni che passano. Far sì, in pratica, che passino uno per volta. Proprio come le palline. Uno da solo non dovrebbe essere influenzato da niente. Facciamo partire il secondo solo quando il primo è arrivato sullo schermo. Così siamo sicuri che non si influenzano. E andiamo a vedere. Che cosa succede? Ecco, man mano che spariamo elettroni, la figura che si forma sul nostro schermo cattura particelle è sempre più inquietante. Alla fine, dopo aver sparato una gran quantità di elettroni, uno per volta, il risultato che troviamo è questo. Proviamo a farci un ragionamento. È chiaro che gli elettroni, per motivi che per ora ignoriamo, in certe zone non arrivano praticamente mai. L'unica cosa che potremmo dedurre a logica è che gli elettroni che si trovano sulla metà di sinistra dovrebbero essere passati dalla fessura di sinistra e quelli sulla metà di destra dovrebbero essere passati dalla fessura di destra. È logico, ma siamo sicuri? Beh, in questo caso verificare è facilissimo. Tappiamo la fessura di destra e ripetiamo l'esperimento. Il risultato che otteniamo è questo. Un'unica grande macchia. Vabbè, proviamo a tappare l'altra fessura. Stesso risultato. In teoria, la figura che si forma tenendo aperte le due fessure dovrebbe essere la somma delle due figure che si formano tenendo aperte alternativamente la fessura di destra e poi quella di sinistra. E invece, ma che? La cosa più incredibile è che, tenendo aperte entrambe le fessure, vi sono intere zone dello schermo che non vengono colpite dagli elettroni, mentre se chiudo una fessura, lì gli elettroni ci arrivano nella stessa quantità che in altri posti. Ma se un oggetto passa, è chiaro che passa o da una fessura o dall'altra. Se passa da quella di sinistra, ad esempio, non cambia nulla che la fessura di destra sia aperta o chiusa. E invece è come se l'elettrone fosse in qualche modo influenzato dalla condizione della fessura a fianco e sulla base di questa cosa andasse a posizionarsi sullo schermo in un punto piuttosto che in un altro. Verrebbe da dire che gli elettroni sanno se entrambe le fessure sono aperte o meno. Ma dobbiamo conservare un po' di lucidità. Le particelle non sono esseri pensanti.
Magari l'elettrone, quando sono aperte le due fessure, fa un qualche giro strano, oppure, per quanto apparentemente assurdo, passa da tutte e due contemporaneamente. E quindi, se una gliela tappiamo, ha un comportamento diverso. Per risolvere questo enigma si è pensato allora di fare una bella cosa: mettere al di là del pannello con le due fessure un rilevatore che verifica da quale fessura passa ogni elettrone. Appena passa, bam, lo becchiamo. Sì, certo, lo becchiamo. Ma per scoprire da quale parte passava l'elettrone c'era un prezzo da pagare, e poteva essere quello di finire in psichiatria. Facciamo un bel respiro e andiamo a vedere il risultato. Mettiamo dunque un apparecchio appena dopo le due fessure per osservare da che parte passa l'elettrone. Spariamo i nostri elettroni e il risultato è questo. Altro colpo di scena. Un'unica grande macchia. Togliamo l'aggeggio per verificare dove passa l'elettrone e il risultato torna ad essere questo. È una roba che manda ai matti. Se mettiamo un arnese che ci dice da quale fessura passa l'elettrone, il risultato finale è proprio quello che ci saremmo aspettati, ossia la somma dei risultati ottenuti tenendo chiuse alternativamente la fessura di destra e la fessura di sinistra. Non solo l'elettrone sembra sapere se le fessure sono entrambe aperte o meno, ma è come se sapesse quando lo stiamo spiando. E come ciascuno di noi, quando sa di essere spiato, si comporta in un modo diverso. Tranne Gualtiero, che il son fu se lo spiarono. Ora cerchiamo di tornare coi piedi per terra, perché qui è un attimo che salta fuori il bianconiglio. Abbiamo delle questioni irrisolte. Cosa fa l'elettrone? Qual è il suo percorso? Come può accorgersi quando è osservato e quando non lo è? E perché modifica il suo comportamento? Per capire quello che succede è arrivato il momento di dire: cosa rappresenta questa figura? Perché è molto nota in fisica? Come diavolo si fa a sparare gli elettroni uno alla volta? E in cosa consiste il sistema per rilevare il passaggio degli elettroni? Per farlo bisogna affrontare un paio di argomenti di fisica e per qualche minuto occuparci di una cosa a cui non ho ancora accennato, volutamente. Ed è la chiave di tutto il discorso. È arrivato il momento di parlare di onde. Onda su onda, mi sto allontanando ormai. Avete visto, stacco con la promozione del libro. È che quando arriva lo spiegone di fisica temo sempre l'abbandono in massa. E siccome la promozione del nuovo libro arriva sempre a fine video, non volevo privarvi del piacere di sapere che potete sostenerci accaparrandovene una copia. Sono andato benissimo stavolta. Passa allo spiegone. Almeno riconoscetemi lo sforzo. Vai avanti. Vabbè. È arrivato il momento di parlare di diffrazione e interferenza. Sono parole brutte. Prometto che ci impieghiamo poco, ma ne abbiamo bisogno. Torniamo alle nostre fessure. Anzi, partiamo con la versione semplice, for dummies. Prendiamo un pannello con una sola fessura. Se invece che dei proiettili faccio passare attraverso la fenditura un'onda, trovo una situazione di questo tipo. Non sembra molto interessante, ma possiamo fare qualcosa. Poniamo di stringere la fessura. Ci accorgiamo che se la fessura raggiunge una larghezza che è comparabile con quella della lunghezza d'onda, si crea questo fenomeno interessante. È una cosa che si vede spesso. Ho usato un termine, lunghezza d'onda. Ecco. Giusto per chiarire, se noi rappresentiamo un'onda, la sua lunghezza è questa distanza. Ossia, se prendo un punto dell'onda, in questo caso una cresta, la lunghezza è quella distanza dopo la quale l'onda si ripete uguale. Quindi non sono obbligato a prendere la cresta, va bene qualsiasi punto, la lunghezza è sempre quella. Torniamo ora a quel fenomeno per cui l'onda, al di là della fessura, crea onde circolari. Un po' come quando si butta la perlina nel bidet pieno d'acqua. Una perlina nel bidet? Tutti fanno l'esempio del sasso nello stagno, era per differenziarsi. In ogni caso, questo fenomeno prende il nome di diffrazione e quella fessura può essere vista come una sorgente d'onda che fa sì che si crei quest'onda circolare. Cosa succede quando getto due perline nel bidet pieno d'acqua? Vedo che sei sul pezzo. Quando faccio passare il liquido attraverso due fessure, avrò due sorgenti d'onda. È questo il nodo della nostra storia. Si chiama interferenza, perché le due onde a un certo punto interferiscono. Ora, c'è un bell'esperimento che potete fare
Riempite una vasca di acqua. Metteteci un sacco di palline di polistirolo e poi create una perturbazione in modo che si generi un'onda, tipo buttandoci dentro un sasso. Ma sì, facciamo questo esempio un po' conservatore, anche se io e Gualtiero siamo più dei rivoluzionari. Vi accorgerete che le palline galleggianti oscillano perché passa l'onda. Non si spostano, però oscillano su e giù. Questo significa che l'onda trasmette dell'energia. Ora buttate due sassolini a una certa distanza in modo da formare due onde che a un certo punto si scontrano. Se avete fatto le cose bene, vedrete alcune palline muoversi ancora di più ed altre restare pressoché ferme. Se vi va di mettere il video del vostro esperimento su Instagram e poi taggarci. La ragione dello strano comportamento delle palline è che l'interferenza genera un fenomeno interessante. Quando le onde interferiscono, potremmo dire che si sommano, solo che se nel punto in cui si incontrano un'onda ha una cresta e in corrispondenza anche l'altra onda ha una cresta, in quel punto si formerà una cresta doppia, data dalla somma delle due creste. Ma se nel punto di incontro un'onda ha una cresta e nell'altra onda c'è la valle, in quel punto le onde si annullano. È un po' come sommare un numero positivo al corrispettivo numero negativo. Chi ama prendere le onde al mare lo sa, a volte ci sono delle onde che viste da lontano promettono bene, ma quando arrivano verso riva può succedere che interferendo con l'onda di risacca vengano smorzate. Altre volte invece addirittura amplificate, dipende da come interferiscono. Questa cosa può creare un effetto piuttosto incredibile, perché se per annullare un'onda mi basta farla interferire con un'altra onda identica e perfettamente sfasata, beh, poiché il suono è un'onda, io posso annullare un rumore facendolo interferire con un altro esattamente identico ma sfasato, ossia generando ulteriore rumore, ottenere il silenzio. Ma teniamo il focus sulle due fessure. Con due fessure perfettamente simmetriche vediamo un fenomeno di questo tipo. Ogni fessura origina un'onda e le due onde identiche interferiscono tra di loro facendo sì che in alcune zone l'onda risultante dalla somma delle due è massima e altre in cui è praticamente piatta, ossia le due onde si annullano. Se noi invece che uno schermo che cattura i proiettili mettiamo come rilevatore uno schermo in grado di segnalare la presenza o meno dell'onda, in pratica uno schermo che si colora di più laddove l'onda è più forte e che rimane invece bianco dove l'onda arriva pressoché piatta, per i motivi che abbiamo detto noteremo questo tipo di figura. Questa figura si chiama figura di interferenza. Se mando onde lungo tutta l'altezza della fessura si formerà una figura così, che ci è piuttosto familiare. Il cuore del discorso è che questa figura è prodotta da onde e solo da onde. Capite che adesso il nostro esperimento con gli elettroni comincia ad avere qualche elemento in più per essere compreso, ma la strada è ancora lunga. Dobbiamo vedere da dove salta fuori tutta questa storia. Perché, senza averlo ancora esplicitato, stiamo raccontando di un'idea che diede uno dei risultati più clamorosi all'inizio del XIX secolo. E non parlava affatto di palline, elettroni, che tra l'altro non erano ancora stati scoperti, o liquidi che ondeggiavano, o di perline nel bidet. Andiamo a vedere. A cavallo tra 600 e 700 c'è un acceso dibattito per capire la natura della luce. Newton era persuaso che fosse formata da corpuscoli. Di contro, l'olandese Christian Huygens era assolutamente convinto che fosse un'onda. Dopo 4 secoli nessuno ha messo ancora la parola fine a questa querelle. Eppure nei primi anni dell'Ottocento due personaggi convinceranno il mondo scientifico di esserci riusciti. Si tratta del francese Augustin Jean Fresnel e dell'inglese Thomas Young, che è più giovane. No, Young era 15 anni più vecchio, è più old che Young, già. E fatta questa indispensabile battuta, andrei avanti. Young mette in piedi un esperimento che Fresnel analizzerà da un punto di vista matematico. Fa passare un fascio di luce attraverso due fessure molto sottili, mette uno schermo dall'altra parte e prova a vedere cosa succede. Devono essere sottili perché la lunghezza d'onda della luce è veramente minuscola. Nota la classica figura di questo tipo. E quindi... onda su onda. Questo esperimento chiude apparentemente il dibattito a favore della teoria ondulatoria della luce. Se volete aggiungere qualche ulteriore informazione su questo tema vi consiglio questo splendido video. Quando si dice la modestia. Noi però spariamo elettroni. E ci sarà chi di voi si sarà chiesto come diavolo facciamo a sparare elettroni. Per
Per fare un tubo catodico si riscalda un filamento di tungsteno con un campo elettrico. Cosa c'entra il tubo catodico? Adesso, calma. E poi è con un'esperienza come questa che alla fine dell'Ottocento Thomson è riuscito a studiare la massa degli elettroni, a capire che avevano una carica, a capire come deviare le loro traiettorie. Solo per questo varrebbe la pena di parlarne. Siamo diventati permalosi. Il successo è una brutta bestia. Run. Run to India. Se vuoi scegliere anche un'altra meta, tipo Cuba, bisognerebbe nuotare. And swim to Cuba. Il filamento di tungsteno scaldato emette degli elettroni. Si può creare un campo elettrico che va ad accelerare questi elettroni e li invia in una certa direzione. Mettiamo il tutto sottovuoto in un tubo, mettiamo poi della sostanza fosforescente all'estremità del tubo e così vedremo delle macchie luminose lasciate dagli elettroni che la colpiscono. È quello che chiamiamo televisore, o meglio quello che chiamavamo televisore, perché adesso sono fatti in modo un po' diverso. Però se smontate un vecchio televisore, dentro ci trovate il tubo catodico. Televisori quelli che erano larghi così. Ora ci manca solo di sapere in cosa consiste l'aggeggio per rilevare da che fessura passano gli elettroni. Va subito detta una cosa: osservare qualcosa senza perturbarlo in genere non è semplice. Lo stesso schermo che ci dice dove arriva l'elettrone è di per sé un oggetto che, come vedremo tra poco, influenza il risultato dell'esperimento. È come quando cerchiamo qualcosa in una stanza buia. Cosa facciamo? Accendiamo la luce. Questa cosa però non è indolore, perché la luce trasporta dell'energia. Ed è più o meno in questo modo che funziona il metodo per localizzare l'elettrone. Poiché l'elettrone diffonde la luce, se appena al di là delle due fessure metto una luce, lo colpisco con un raggio luminoso, lui lo diffonde e io con un rilevatore lo becco. Ora abbiamo tutti gli elementi per interpretare l'esperimento delle due fessure. È stata lunga, ma ce l'abbiamo fatta. Forse. Vi volevo dare però così un ultimo dettaglio en passant. Questo esperimento delle due fessure, per quanto si sapesse con certezza come si sarebbe svolto, fino al 2013 non l'aveva mai fatto nessuno. Durante la Prima Guerra Mondiale c'è un tizio arruolato nell'esercito e sta sulla Tour Eiffel. È un duca e ha un fratello di nome Maurice, che è un tipo piuttosto influente. Quindi non rischia di andare a crepare in prima linea sui campi di battaglia. Sta sulla Tour Eiffel. Si occupa delle comunicazioni col telegrafo senza fili. Aveva già fatto un percorso accademico in lettere, ma poi si è intrippato con la fisica. Chissà, forse il fatto di aver avuto a che fare in qualche modo con le onde può averlo aiutato a realizzare certi ragionamenti. Ha un'idea, ci lavora a lungo e la esporrà nella sua tesi di laurea che darà a 32 anni. Non è un enfant prodige, ma il nostro uomo saprà cogliere nel segno. È un'epoca in cui si era tornati a discutere della doppia natura della luce, onda o particella, e lui si convince che tutti i corpi, e non solo la luce, abbiano questa natura. Anche gli elettroni. Ipotizzerà che l'elettrone sia immerso in un'onda che lo guida. La chiamerà onda pilota. È il 1923 e anche grazie a questa tesi per la quantistica si apre una nuova era. E oggi qualsiasi libro che si occupa di quanti non può non riportare il nome di Louis de Broglie. Ma lui era nobile e infatti si chiamava Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie. Ma gli amici lo chiamavano... Ah, perché ogni volta Louis, Victor, Pierre, Raymond, fai prima. L'idea dell'onda pilota non si dimostrò del tutto corretta. In ogni caso, l'approccio di associare ad un corpo un'onda si rivelò efficace e portò a successivi sviluppi molto promettenti. Si fece strada l'idea che ogni oggetto avesse una doppia anima, una corpuscolare e una ondulatoria. E nel caso di oggetti piccolissimi, come le particelle subatomiche, questa caratteristica fosse molto evidente. All'inizio del video, pensando che l'elettrone fosse un corpo,
Siamo dunque partiti da un presupposto sbagliato. Per dar conto dei risultati dell'esperimento delle due fessure, abbiamo dovuto tirare nel gioco le onde. Se tappo una fessura, ho solo diffrazione, ma non ho interferenza. Con le due fessure aperte si verifica una interferenza e dunque l'elettrone manifesta esattamente lo stesso comportamento di un'onda. Nel momento in cui però siamo intervenuti col nostro sistema di misurazione per capire da quale fessura passava l'elettrone, in un certo senso lo abbiamo forzato a prendere una posizione. A grandi linee la spiegazione più diffusa di questo strano comportamento è quella che vede associata alla particella una cosa che viene chiamata funzione d'onda, la quale ci dice con che probabilità la nostra particella si può trovare ad esempio in una determinata posizione. Quando noi la vogliamo rilevare, la particella si palesa in un punto preciso. Si dice allora che la funzione d'onda collassa in quel punto, si usa proprio il termine collassa, e in quel momento la particella assume le caratteristiche che siamo abituati ad assegnare ai corpi. Ma fino a un attimo prima la sua posizione è aleatoria, esattamente come quella di un'onda. Se dovessi dirvi in che punto è l'onda, non c'è una risposta. È qui, ma anche qui, o qui, oppure qui. Pertanto possiamo dire che il nostro elettrone, quando nessuno lo guarda, passa da entrambe le fessure esattamente come un'onda. Ma nel momento in cui lo identifichiamo è come se lo obbligassimo a fornirci una posizione. È la stessa cosa che fa lo schermo rilevatore, ossia individua il punto in cui arriva l'elettrone. Ma non vuol dire che se non ci fosse stato lo schermo l'elettrone sarebbe passato di lì. Senza lo schermo non siamo in grado di dire dove passa l'elettrone. Possiamo solo dire dove è più probabile che passi. Quando mettiamo uno schermo, ci accorgiamo che in certi punti arrivano più elettroni, in altri meno. Feynman sosteneva che l'esperimento della doppia fenditura fosse un'esperienza fondamentale, perché mette in luce in modo evidente l'aspetto per noi più destabilizzante della meccanica quantistica, ossia il suo approccio probabilistico. Ancora oggi resta la parte più difficile da digerire. Chiudo provando a fare un'analogia. Ha dei limiti, ma spero possa aiutare a farsi un'idea di questo comportamento che ha lasciato e lascia ancora tutti piuttosto interdetti. Prendiamo un dado. Poniamo che, una volta tirato, continui a girare. Se vogliamo fermarlo, bisogna dargli una manata, così lo blocchiamo. A quel punto leggiamo il numero. Fintanto che rotola, potrebbe assumere tutti i 6 numeri possibili, ma nel momento in cui, bam, gli diamo la manata, a quel punto assume un solo valore. Il nostro aggeggio per rilevare l'elettrone è un po' come la manata al dado. Fintanto che l'elettrone viaggia è come se fosse in punti diversi, ma quando lo rileviamo è costretto a scegliere un punto preciso, così come il dado ci dà un solo numero. Supponiamo ora di avere due dadi, di cui uno truccato che ha il 6 su 3 facce, il 5 su 2 facce e sull'ultima faccia ha un 2. Li tiriamo insieme e poi diamo due manate, li fermiamo e calcoliamo la somma. Ci accorgiamo che non tutti i numeri hanno la stessa probabilità di verificarsi. Se vi levate lo sfizio di fare due conti troverete questi valori. Mentre i due dadi girano, la loro somma può assumere tutti questi valori, ma quando li fermiamo è 6 volte più probabile ottenere un 7 rispetto a un 3. Una cosa per certi aspetti simile succede alle particelle che passano da due fessure. La loro interferenza fa sì che sia molto più probabile che siano in alcuni posti rispetto ad altri. E la figura che, dopo aver sparato migliaia di elettroni, si forma sullo schermo, ne è la diretta conseguenza. Questo mondo ambiguo non era regolato solo dalla strana ambivalenza onda-corpuscolo propria delle particelle, ma l'elemento che più lo rendeva inviso a chi aveva una certa idea di fisica era il dominio incontrastato della probabilità. Questa sorta di impossibilità a determinare con esattezza le caratteristiche che identificavano le particelle. Alcuni pensarono inizialmente a un limite della nuova teoria quantistica, che col tempo si sarebbe risolto migliorandola o comprendendola con più chiarezza. Un giorno però un ragazzo abbatté con un solo clamoroso colpo tutte queste speranze. Aveva 26 anni e una disequazione in tasca, ottenuta in un modo a dir poco incredibile. Dopo la celebre uguaglianza E uguale mc quadro, la fisica
si apprestava a scrivere l'altra formula che sarebbe divenuta la più conosciuta del XX secolo. Ma mentre la prima apparteneva a un mondo deterministico, questa aveva una radice completamente diversa. Anche lei indagava nel profondo le peculiarità della natura, ma stavolta sembrava si fosse davvero arrivati a toccare il cuore di un mondo nuovo e tutto da scoprire. Se si voleva comprenderlo, si doveva partire da quella formula. Quelle poche lettere in sequenza sarebbero diventate la base inattaccabile della fisica moderna fino ai giorni nostri. Delle implicazioni di questo principio e del suo ineffabile scopritore parleremo nel prossimo video. Per chi avesse ancora qualche dubbio, sto parlando del principio di indeterminazione di Werner Karl Heisenberg. Grazie a tutte le persone che sono giunte fin qui, spero che il video sia stato di gradimento. Il canale Curious, come ricordo sempre, può continuare il suo lavoro grazie al sostegno della comunità che lo segue. Oltre al libro Fallisci ancora, fallisci meglio, la cui pubblicità occulta abbiamo furbescamente infilato in mezzo al video. Ricordiamo anche A quattro zampe nel cosmo e altri prodotti che trovate sul nostro sito. Farci donazioni per acquistare i nostri prodotti è il modo più efficace che avete per sostenerci. Il modo invece più economico è quello di seguirci, iscrivervi al canale, mettere la campanella se volete ricevere le notifiche e consigliare ad altri i nostri video e magari presenziare agli spettacoli, per conoscere le date dei quali vi rimandiamo al nostro sito associazioneatelier.it. Tutti i link sono in descrizione. Alla prossima, abbiamo in serbo molte cose interessanti, meglio dirle in italiano. Non tutti sanno il serbo, neanche io so il serbo. No, perché hai detto che hai delle cose in serbo. Serbo nel senso che Serbia... Sto anche qui a rispondere. Ok, dosta, video è završen, idite kući. Che strano. Ho detto, basta, il video è finito, andate a casa. No, non si era... Vabbè, l'ho detto in serbo.